siamo a 500 metri sul lago di Garda, la località si chiama Caprino Veronese, è salendo, località Vilmezzano, c'è un luogo splendido mantenuto con un restauro conservativo dal signor Giovanni Lucchini e da sua moglie, che nel 1999 hanno deciso di fare accoglienza e dare la possibilità di provare i propri prodotti chilometro zero a tutti coloro che volessero vivere questo territorio. Questo si chiama agriturismo Lusani. Come hai detto, siamo partiti nel 99 e abbiamo pensato di restaurare questa che era una parte dell'abitazione di mio padre e un'altra era una parte dell'edificio era adibito a stalle. Abbiamo pensato di restaurarla per dare ospitalità alle persone che avevano voglia di stare un po' in tranquillità. Abbiamo creato in totale 3 appartamenti e 6 stanze. Un appartamento lo utilizziamo noi per la famiglia, diciamo, e dopo le 6 stanze e i 2 appartamenti per l'ospitalità. La caratteristica stilistica è stile rustico. Tutte le stanze hanno arredamento in legno, tetto in legno, pareti in sasso, alcune in sasso a vista. Colori pastello, tenui. Il restauro l'abbiamo fatto proprio conservativo, mantenendo tutto quello che era possibile mantenere, anche il più piccolo pezzetto di legno, di sasso, di ferro, l'abbiamo mantenuto così come era in originale. Chi viene all'interno di Agriturismo Lusani, che cosa deve provare dal punto di vista emozionale? Deve sentirsi in famiglia, deve essere rilassato, sentirsi a proprio agio, essere tranquillo in un ambiente accogliente, ecco tutto questo. Entra all'interno dell'agriturismo Lusani deve percepire una caratteristica fondamentale. In una parola, la tranquillità. Ecco, qua deve essere tranquillo. Infatti abbiamo fatto delle scelte anche per proprio l'ospitalità, ad esempio di non mettere nelle stanze la televisione, il televisore. Vogliamo che la gente stia lì in camera, si riposi, non dia disturbo agli altri ospiti e si rilassi, ascolti quello che è il silenzio dell'ambiente. Silenzio della natura, che tra l'altro è molto bella da osservare, perché il territorio e le circostanze, cosa si vede quando ci si affaccia all'esterno da questo promontorio? Ecco, da qua si vede tutta la vallata di Caprino, si vedono i monti che sono là di fronte, che sono quelli che danno sulla Val d'Adige, sul Monte Pastello, si vede il lago. Ecco, con 2 passi si riesce a scorgere tutta quella parte bassa del lago, metà del lago di Garda, diciamo. Mara Giacomazzi è l'altra metà dell'agriturismo Lusani, una coppia affiatata. A te tocca invece descrivere quali sono i prodotti che voi stessi realizzate, allevate bestiame e realizzate cosa da offrire come enogastronomia a chi viene all'interno dell'agriturismo Lusani. Allora, noi offriamo i nostri prodotti, come hai detto, salumi, formaggio, le verdure sott'olio, la giardiniera, le zucchine con la cipolla. Ecco, i nostri salumi li facciamo noi, praticamente mio marito, insomma, con i maiali che alleviamo qua nella nostra azienda. Next to me.
le giardiniere le facciamo durante l'estate, coltiviamo, facciamo l'orto e allora io raccolgo la verdura e personalmente faccio la giardiniera, le zucchine sott'olio con la frutta degli alberi da frutto che ci sono qua intorno, facciamo le marmellate e personalmente sempre io le faccio e con le quali facciamo le crostate, le torte fatte in casa, la torta di mele, torta di rose, più ne ha più ne metta. Next to me. Scegliere l'agriturismo Giussani perché qua si è immersi nella natura, si sta benissimo, tranquilli, chi ama proprio la pace e la tranquillità è il posto ideale.